l'Umbria e le Marche si erge il massiccio del Monte Vettore, il più alto dei Monti Sibillini. Appena sotto la cima, di quasi 2500 metri, c'è una pozza d'acqua che gli ottimisti chiamano lago e che si trova a 5 ore di cammino dal più vicino luogo abitato. La leggenda narra che il lago di Pilato porti questo nome perché di Ponzio Pilato ne sarebbe il sepolcro, ma non abbiamo prove storiche al riguardo. Nel deserto di quei monti impervi si è sviluppata una forma di vita del tutto originale, che da molto tempo viene controllata con rigore scientifico, applicando un metodo di repressione, altrimenti chiamato tutela. Lago di Pilato vive dunque l'antica razza di gambero, il cui unico habitat conosciuto è quello specchio gelido e inospitale. Scoperto durante il secolo scorso, il chirocefalo è da allora oggetto di attenta sorveglianza, a garanzia non sempre disinteressata della sua sopravvivenza a rischio di estinzione. Il desiderio del caparbio crostaceo di uscire dal suo albero per combattere il pensiero dominante è infatti una delle forme più originali di resistenza conosciute, un simbolo della lotta per l'autodeterminazione contro un sistema che chiama ambientalismo, quella che in realtà è un'imbarazzante difesa degli status quo. Ogni giorno la reazione monta la guardia nel parco dei Monti Sibillini, scruta il lago e quando il gambero sedizioso tenta di uscire dalla sua vasca per conquistare il mondo, un urlo echeggia dalle rive per tutta la vallata. Un urlo contro quelle giuste ambizioni di emancipazione montagnarda. Dal forestale marchigiano all'invertebrato in fuga da quell'eterna palude reclama la vendetta di ogni sincero democratico per l'ultima speranza di riscatto ormai rimasta.